Bene, eccoci di nuovo rientrati in diretta. Abbiamo provato a vedere se era possibile fare questo nuovo collegamento telefonico, in particolare per ascoltare un po' anche o Paolo Marchione, il presidente del Terzo, o Marco Palumbo, consigliere comunale, però purtroppo si vede che sono appunto nel momento dell'assemblea e quindi è stato impossibile parlare con loro. Però Davide, cerchiamo un attimo di spiegare ai nostri ascoltatori, di approfondire questa notizia che abbiamo dato il 21 maggio questa settimana. Certo, allora cosa è successo? È successo che il centro Maximo Green è stato chiuso, un centro che si trova in uno dei punti verde qualità, sì, del terzo municipio, e questa settimana noi abbiamo avuto modo di pubblicare sul nostro sito, che ricordiamo Max è www.radioromafutura.altervista.org, sito provvisorio che poi a breve diventerà www.radioromafutura.it semplicemente. E abbiamo avuto di modo di commentare quanto è accaduto prendendo spunto da alcune dichiarazioni da parte di Marco Palumbo, il consigliere comunale, che ha espresso la sua totale solidarietà ai 45 lavoratori di questo centro sportivo, ma non solo, ha espresso la sua solidarietà anche a tutti quanti gli utenti che si sono visti privati da un giorno all'altro proprio di un servizio per il quale hanno già pagato. E quindi questo diciamo che, come possiamo dire Max, la solidarietà nei confronti di questi lavoratori che a loro volta stanno rischiando di perdere il loro posto di lavoro. Oggi c'è questa assemblea, penso che già sia iniziata, sono già cominciate, loro stanno, non riusciamo a metterci in contatto con loro proprio per questo motivo, sarebbe stato bello poterli sentire e farli intervenire. E questa assemblea proprio dove si parla e si cerca di arrivare ad una conclusione per tutelare proprio questi lavoratori e questi utenti del Maximo Green. E che dire? Insomma, che dire, direbbe il nostro amico Luca Quarto, che noi salutiamo affettuosamente e che sicuramente ci starà in questo momento ascoltando. E purtroppo volevamo capire un attimo di più da questa cosa, però insomma ci avremo tempo anche nei giorni, nei prossimi appuntamenti, anche sicuramente ci saranno sviluppi e noi come radio, Davide, li seguiremo questi sviluppi, sperando che insomma ci sia la possibilità di portare a casa questo risultato e sistemare questa vicenda, insomma, ecco. Esatto. Va bene, io direi che è giunto il momento che chiudiamo, Davide, quindi lasciamo a Sonido Bueno e a Pietro e Lorenzo la postazione, così ci mandano questa bellissima trasmissione, ricordo, sempre molto 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 seguita, insomma. Sì, Sounds Good è un contenitore di programmi veramente molto interessanti e belli. Esattamente. Da programmi dove si parla della discografia e della storia dei cantanti, a programmi dove si dà spazio comunque a gruppi emergenti, non solo, e anche a programmi dove si parla delle case discografiche di gruppi famosi come quella di oggi, se non erro. Poi non vorrei sbagliare, no, ma noi siamo, ripeto, io sono per me la musica comincia in New Jersey e finisce nel New Jersey, quindi con Bruce Springsteen, quindi invito i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici di rimanere un attimo, di avere un po' di pazienza, di rimanere un po' connessi ancora 5-6 minuti e poi inizia questa bellissima trasmissione. Datemi retta, non ve ne pentirete. Esattamente. E quindi noi vi ricordiamo poi questa sera 5 contro 5, show random the Gordians, e non ci dimentichiamo che sabato sera, che c'è domani sera, c'è la finale di Champions League, Real de Madrid contro l'Atletico de Madrid al Lisbona, e tutta Radio Roma Futura farà il tifo per l'Atletico de Madrid, e poi faremo la puntata di Club de Football. Non ci dimentichiamo e vi ricordiamo che domani dalle 17 ci sarà in diretta al Casale Garibaldi, ci sarà appunto presenta l'autore per la rubrica Culturadio, e poi domenica c'è la trasmissione di Alessandro Raimo, seguitissima
che è Born for Race, perché c'è il Gran Premio di Formula 1. E poi domenica, Davide, cominciamo con questo speciale nel pomeriggio, lo speciale per le elezioni con l'affluenza, sentiamo un po' i nostri inviati per Roma Est, e poi alle 23 attacchiamo e speriamo, insomma, di fare un buon servizio e di rendere anche ai nostri ascoltatori conoscenza della situazione politica, che può cambiare o può rimanere intatta. Esatto. Sei sempre così preciso. Esattamente, direbbe il nostro amico Alberto Polinori, dialogando con Latino America. Io direi, appunto, che se possiamo pazientare, Davide, sì. Però credo che ringraziando la nostra grande Sara, che è presente sul logo, inviata per Radio Roma Futura, e credo che ci stia mandando la dichiarazione, l'intervento di Paolo Marchionne. E quindi se i nostri amici ci possono aspettare con un inframmezzo musicale, noi ci arriva l'email e come si dice, l'MP3, no, il contributo, il grande Lorenzo, il magnifico Loddo lo monta subito e lo facciamo sentire in chiusura. Che mettiamo, Davide? Che facciamo ascoltare i nostri... Cosa ci ha preparato? Diciamo, ci chiede a noi di Lorenzo, allora, qualche cosa. Allora, io a questo punto, visto che sono un amante di Jim Morrison, ti invito a mettere una canzone dei Doors. Oh, ecco, i Doors che arrivano immediatamente. Scegliela un po', Lorenzo ci fa segno di dell'acquario. Come? Touch me, che in italiano sarebbe significa... Toccami. Toccami in spagnolo, visca l'arza. Andiamo con The Doors, scusate questo piccolo inframmezzo quasi grillino. Eccola che ce la sta preparando il grande Lorenzo, e noi la mandiamo immediatamente. Ecco, ancora c'è il Coldplay, eccola qua, eccola che arriva, rientriamo appena abbiamo pronto il collegamento con Paolo Marchionne. Ladies and gentlemen, once again, the Doors. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heaven stops the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heaven stops the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. I'm gonna love you till the heaven stops the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky.